Buongiorno Granellini. Buongiorno Granellini, come va la settimana? Martedì 13 aprile. Non siete superstiziosi, vero? Perché anche il Martedì 13 può darsi, non è solo 13 il 17. di Venere e di Marte, non ci si sposa, non si parte, Poi dici però che si prendono le uno ti pillole. risponde male, dove vuoi che vadano? Ma non dovevamo mangiarci un cioccolatino, dov'è? Eccolo qua. Anche tu? Appena appena golosa, sì, pure io. Allora, Intanto pesca. prima pesco una perla e poi, mentre rifletto, mi gusto il cioccolatino. Curiosa di sé. È finita la saga delle pillole. L'oggetto a cui tieni di più. Ce la posso fare. Erano belli questi video. Perché questa è brutta? L'oggetto a cui tieni di più. Io. Vabbè, ci sarà qualcosa che ti farebbe tanto dispiacere non avere. Intanto rispondo io. L'oggetto a cui tengo di più ce l'avete dietro alle spalle ed è quel quadro delle promesse del matrimonio. È una cosa che se me la rubassero o la perdessi, per me sarebbe un bel problema. Anche se, come vi ho detto più volte, spesso avendo appunto dovuto svuotare una casa, trasferirci, eccetera, abbiamo capito che gli oggetti in sé hanno un valore relativo. Diciamo però che il significato che ha quell'oggetto per me e nella nostra vita attuale, per me è ancora molto alto, per cui è l'oggetto a cui tengo di più in questo momento. Probabilmente per voi è un oggetto insignificante o è un oggetto che, vabbè, potrebbe anche non esserci, però nella mia vita è importante che ci sia, insomma. E vi dico l'ansia con cui l'ho messo nel container per spedirlo, tutto impacchettato, tutto sperando che appunto non venisse schiacciato, rotto, rovinato, e però ci è andata bene. Ecco, questo è l'oggetto a cui tengo di più. Intanto Lella sta ancora riflettendo, sento le rotelline della sua testa che, e vi dirà che non c'è nessun oggetto. Per qualche anno ci ho tenuto ad alcuni regali di alcune amiche, dando loro, probabilmente attribuendo loro lo stesso significato col quale mi avevano fatto in quel momento, perché poi i significati cambiano, quel dono. Poi me ne sono dovuta privare anche di quegli oggetti per una serie di motivi. Vuoi perché erano ingombranti? Vuoi perché dovendo cambiare vita, paese, non potevo portarli? Vuoi perché quel determinato rapporto, come la maggior parte dei rapporti, era finito e quindi mi dava quasi fastidio? Vuoi perché quell'oggetto non rappresentava più la mia vita? So che c'è gente che ci tiene da morire agli oggetti che acquistano e accumulano in maniera compulsiva. So che c'è gente che non riesce a separarsi da determinate cose, anche quando quella relazione, quel rapporto, quel sentimento è finito. Lo so bene, vi rispetto, vi comprendo, ma non è una cosa che ad oggi fa parte di me e credo per sempre. È stato un processo lungo e come tutto quello che ha richiesto un grande cambiamento. Poi non si torna più indietro, si va solo avanti. Ad oggi ho sempre piacere che le persone mi esternino con i fatti, con le azioni concrete,
quello che provano o non provano e non con gli oggetti, per quanto costoso sia. Per esempio, la fede, già questa l'ho fatta fatica a portare perché mi davano fastidio gli anelli. E mi dispiacerebbe se perdessi la fede, ma io non tengo, l'oggetto a cui tengo di più, io non tengo alla fede, tengo al suo amore. Credo veramente di essere diventata minimalista. Non c'è assolutamente nulla di cui non posso fare a meno. Non mi sento di darvi una risposta diversa, perché ad oggi, 13 aprile 2021, sarebbe una bugia bella grossa. Poi, se nella vita ci saranno altri cambiamenti che mi porteranno ad amare quel ramoscello di ulivo e a tenerlo fin quando non diventa secco per 50 anni, non lo so, non credo. Tanti oggetti li ho venduti piangendo. Diciamo che tutto quello che mi ha portato dolore, tutto quello che ha comportato una perdita e l'accettazione della perdita, ho accettato il fatto che non torni più indietro. E ad oggi io non voglio che in nessun oggetto ci sia qualcosa di me. Mi viene in mente, anche per sdrammatizzare, Harry Potter, quando Voldemort praticamente entra per poter sopravvivere all'infinito in 8 oggetti materiali. Ecco, io non sono negli oggetti e non voglio che i sentimenti, eventualmente, che le persone provino per me, li impieghino in un oggetto, ma attraverso un percorso di vita che magari si può fare assieme. Duri quello che duri, io sono pronta alla perdita, sono sempre pronta a lasciare andare, perché poi le strade si dividono, ma deve finire poi così. Non è l'oggetto che ci lega, non è l'oggetto che mi lega a lei, non è l'oggetto che mi lega a nessuno. Anzi, mi fa tristezza pensare a tutte quelle risorse che io stessa ho impiegato in quegli oggetti, credendo che potessero avere chissà quale valore, che potessero tenere unite delle persone, delle situazioni, e invece non sono serviti a nulla. Ad oggi per me gli oggetti sono veramente oggetti, mi servono per quel momento e poi basta. Io non riesco a dargli nessuna attribuzione che mi viene da dentro. È chiaro che quando mi sono rivolta a un'illustratrice e le ho commissionato quelle promesse matrimoniali, sì, ci tengo al quadro, ma se dovesse cadere, io le promesse matrimoniali le ho mantenute, per me non sono quelle. È quello che sono riuscita a fare con lei in questi anni. Non c'è niente da fare, per me tutto è azione. E quindi niente, anche sta pillolina è scesa giù con difficoltà. Adesso ci beviamo su un po' d'acqua e speriamo che domani, per alternarsi di eventi, esca qualcosa di più leggero. Giriamo la domanda a voi. Avete un oggetto o degli oggetti a cui tenete in modo particolare? Se sì, quali sono e perché? Sempre se vi va di condividere, ovviamente. Vi chiediamo, come sempre, portate pazienza, iscrivetevi se non siete iscritti. Commentate, mettete un mi piace o un non mi piace se non vi piace, mica ci offendiamo, Se noi vediamo un dislike, Sta bene dove sta, sta bene, anche sì, perché dovete sono sapere opinioni. che like e dislike non servono a niente, sono metriche della vanità, non sono metriche della vendita. Un giorno vi spiegherò la differenza dal punto di vista dei social. E metriche della vanità vuol dire mi piace e non mi piace, non significano niente né per il canale né per la sua crescita, sono del tutto inutili. È solo una cosa che magari può far piacere avere qualche like perché fa capire che le persone sono coinvolte. Ma quello che è importante è essere visualizzati, in bene o in male. Esatto. Volevo ringraziare le persone che stanno mettendo dei commenti molto elaborati, molto lunghi, molto profondi. Il fatto che dite che sul nostro canale ridete e vi emozionate insieme a noi, con me, con lei, vuol dire che riusciamo a trasmettervi i nostri sentimenti reali. A volte anche a noi ci viene da piangere quando leggiamo delle cose molto profonde, ci lasciano senza parole e per non rispondere in maniera retorica mettiamo un cuoricino o mettiamo un abbraccio, perché abbiamo rispetto del dolore altrui e
e dell'esperienza che in quel momento stiamo vivendo. Speriamo veramente che tutto il male possa essere cancellato, ma il nostro può solo essere un augurio. Magari avessimo la bacchetta magica per poter sopperire a ogni necessità. Quindi sappiate che vi leggiamo di cuore e che la stessa commozione ce la regalate anche voi. Rimaniamo veramente meravigliate di tanta profondità. E siamo contente che il nostro canale e queste pillole, i nostri video, suscitino in voi questo tipo di reazione, che Esatto. come vedete non è rinchiusa in un oggetto, ma in un'emozione. Io vi saluto e ci vediamo domani. Ciao granellini! Ciao.